ci siamo fatti raccontare un po' la storia di questo posto, il fatto appunto pensato da donne in qualche modo, è effettivamente una struttura molto bella, lo diciamo, siamo qua anche con la presidente Teresa Zotta perché noi ne visitiamo tante e effettivamente questa è veramente una bella struttura, ma anche diciamo per come è pensata c'è una cura, no, delle persone che ci lavorano, secondo me appunto come ricordava la signora, che traspare insomma. Poi importante, cioè i problemi, io penso sempre che l'importante è poi non star fermi, nel senso è vedere un movimento, nel fatto che, quindi diciamo mi fa piacere che anche delle problematiche iniziali e le ultime si verranno diciamo risolte. Noi adesso cercheremo anche di favorire quanto più possibile l'iscrizione, perché poi per la storia che ha avuto, no, l'appoggio nell'altra scuola, questo è stato un po', magari non si sa che c'è un posto così bello e così, no, anche valido dal punto di vista educativo per questi bambini in questa zona, quindi e anche voi avete un ruolo fondamentale, perché poi ve lo sapete come madri, come padri, cioè il passaparola è una parte fondamentale. Io penso, cioè per me diciamo ogni volta che si apre una nuova scuola, cioè è comunque un'emozione, penso per tutti noi è un segnale. Voi genitori avete un ruolo fondamentale, nel senso che secondo me la partecipazione dei genitori noi lo vediamo ogni volta, perché magari appunto proprio dall'ascolto si può, no, le persone poi possono lavorare meglio, quindi da parte insomma loro, nostra, c'è una grande disponibilità proprio all'ascolto, a capire come si possa, ecco, migliorare, proprio perché anche qui appunto questi bambini poi la possibilità di stare bene tra loro e anche la possibilità che i genitori abbiano delle buone relazioni con la scuola e tra loro, e voi lo sapete perché è una parte importante. Quindi volevo insomma testimoniare il fatto che siamo veramente molto molto contenti del lavoro che è stato fatto, perché come sapete il nostro impegno sulle scuole, sugli asili nido e sulle materne è prioritario, e riuscire piano piano a restituire queste strutture o anche parti delle strutture alla comunità è per noi fondamentale. Ok. Grazie a tutti. Grazie.